Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda puntata della storia infinita di questa Amiga 500 che ho acquistato l'anno scorso. Oggi ci occupiamo della ricostruzione delle piste corrose sul circuito stampato. Nel video precedente vi ho parlato dell'acquisto di questo sfortunato Amiga 500 con parecchi accessori. Poi ho acquistato un secondo alimentatore testato e funzionante che però non è stato sufficiente a far partire il computer. Abbiamo smontato, pezzo per pezzo, tutto l'Amiga 500 ed abbiamo capito quale fosse il danno: alcune piste corrose sul circuito stampato. Avevamo dissaldato lo zoccolo del chip Paula, anch'esso corroso, mediante la stazione dissaldante ZD8915. Nel primo video di questa serie vi ho anche mostrato passo per passo come dissaldare uno zoccolo o un circuito integrato utilizzando il dissaldatore. Bene, proseguiamo la riparazione da dove l'avevamo lasciata, ricostruiamo le piste corrose e montiamo il nuovo zoccolo. Poi proviamo se l'Amiga 500 parte. Per ricostruire le piste corrose del circuito stampato, recuperiamo del sottile filo di rame da un conduttore per altoparlanti. Con questo filo sottile possiamo ricostruire le piste facendole passare nella stessa posizione del rame originale. Iniziamo a grattare il solder dal circuito stampato lungo le piste interrotte. Il solder protegge le piste di rame e ne dobbiamo rimuovere una parte per poter saldare il nuovo filo di rame e ricostruire le parti mancanti delle piste. Per sapere dove passano le piste corrose, si può utilizzare una foto scaricata da internet. Questa foto ci consentirà di costruire le piste con il loro percorso originale. La prima pista che ricostruiamo è quella a sinistra. Deve partire da questa piazzola, deve passare dal piedino del circuito integrato Paula CSG8364R7 e deve arrivare fino alla parte di pista che abbiamo scoperto dal solder. Dopo aver saldato il filo di rame, possiamo provare con il tester. Si deve trovare continuità elettrica nel percorso della pista ricostruita, anche considerando il layer inferiore del PCB, e non ci devono essere cortocircuiti con le piste e le piazzole adiacenti. Procediamo a ricostruire le altre piste corrose. Rimuoviamo il solder da dove dovremo saldare il filo di rame. Queste piste sono più complicate perché il rame della piazzola corrosa è diventato insaldabile. Dobbiamo aspirarlo con la stazione dissaldante ZT8915. A corredo con la stazione ci sono anche delle sottilissime lime che possiamo utilizzare per pulire il foro dai residui di ossido. Bisogna solamente pulire il foro senza scalfire la metallizzazione del foro, che consente la continuità elettrica tra i layer del circuito stampato. Bene, le piazzole sono ora aperte e possiamo ricostruire le piste. Utilizziamo due fili di rame perché la pista è corrosa da entrambi i lati rispetto alla piazzola. Partendo dalla piazzola, ricostruiamo la pista. Saldiamo dapprima il filo di rame nel lato inferiore dello stampato e poi ricostruiamo la forma della pista.
Dopo aver applicato un po' di flussante per agevolare la saldatura, possiamo procedere a stagnare il rame. Se si tappa il foro di un piedino dello zoccolo, niente paura, potete sempre liberarlo utilizzando la pompetta su chia stagno o il dissaldatore. Anche la seconda pista è ricostruita e possiamo provare con il tester che ci sia effettivamente continuità elettrica. Proviamo la continuità tra i due layer e anche che non ci siano cortocircuiti tra le piste adiacenti. Tagliamo l'eccesso di rame dal layer inferiore e procediamo a ricostruire la terza pista danneggiata dell'Amiga 500. Per ricostruire la terza pista procediamo come per la seconda. Partiamo dalla piazzola che abbiamo liberato e ricostruiamo la forma della pista da entrambi i lati, poi la stagniamo. Procediamo con una bella pulizia dell'aria trattata, con un po' di alcol e uno spazzolino da denti. Utilizziamo anche un sottile cacciavite per rimuovere le incrostazioni di flussante più tenaci. Durante questa operazione bisogna essere delicati per non graffiare ulteriormente il circuito stampato. Accorciamo l'avanzo di rame dal layer inferiore del circuito stampato. Riproviamo ancora tutto con il tester. Beh, a me pare tutto a posto. Possiamo saldare il nuovo zoccolo del chip Paula. Purtroppo non ho trovato uno zoccolo a 48 pin. In questo caso ne utilizziamo due a 24 pin, montati uno dietro l'altro. Posizioniamo i due zoccoli seguendo l'orientamento corretto indicato nella serigrafia del circuito stampato. Applichiamo un po' di flussante per agevolare le saldature. Inizialmente saldiamo solo due pin per zoccolo agli angoli opposti, poi raddrizziamo gli zoccoli in modo da tenerli belli aderenti al circuito stampato. Infine, possiamo procedere a saldare tutti i piedini dello zoccolo. Dopo la saldatura puliamo il circuito stampato dai residui di flussante. Utilizziamo alcol, uno spazzolino da denti e un cacciavite sottile per i residui più tenaci. Bisogna essere delicati per non graffiare il circuito stampato. Infine, riapplichiamo il circuito integrato Paula CSG8364R7 sul nuovo zoccolo. Ragazzi, è arrivato il momento! Possiamo provare se l'Amiga 500 parte oppure se c'è altro da riparare. Per ora non montiamo il circuito stampato all'interno del case plastico. Lo proviamo così, aperto. Colleghiamo il connettore di alimentazione e il modulatore video Commodore Amiga 520. Accendiamo. 3, 2, 1.
5, 4, 3, 2, 1, 0. È partito, vai! Possiamo collegare la tastiera e il floppy disk drive. Proviamo a caricare un dischetto. Purtroppo il rumore del drive non è rassicurante. I giochi non si caricano. Evidentemente c'è da sistemare anche il drive. La questione del drive mi preoccupa meno, tanto volevo sostituirlo con un Gotek per caricare i programmi e i giochi tramite pendrive USB. Bene ragazzi, sono contento che la scheda madre sia partita, anche se non siamo ancora riusciti a caricare un gioco. Inizio ad anticiparvi che ho comprato una scheda madre di scorta per l'Amiga 500, anche per paragonare i risultati dei test che farò. Ho anche acquistato la DiagROM, una diagnostica per l'Amiga, che mi consentirà di scoprire se la scheda madre che abbiamo appena riparato funziona al 100%. Poi ho ordinato il Gotek per sostituire il floppy disk drive. Ci saranno delle sorprese! Oh cazzo! Per ora metto via questo Amiga 500, parecchio sfortunato. Per essere avvisati quando pubblicherò gli altri video della riparazione di questo Amiga 500 e anche gli altri video relativi ai retrocomputer e elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso!